Veronica, più tardi. Noi ora torniamo a parlare di giornalismo d'inchiesta, di approfondimento. Lo facciamo con il nostro ospite collegato da Milano, Davide Scalenghe. Buonasera Davide, ben ritrovato. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora Davide, domani si riparte su Current TV Vanguard, si torna a parlare di armi, un viaggio nell'America delle armi. Corretto, con la nostra seconda puntata del Vanguard, Licenza d'uccidere. Lo ricordo, andrà in onda domani sera, martedì alle ore 11 su Current, il canale 130 di Sky. Mentre nella prima puntata, e tra poco abbiamo un contributo che possiamo vedere, abbiamo presentato quella che è la situazione negli Stati Uniti per quanto riguarda il porto d'armi, nella seconda puntata, quella di domani sera, entreremo molto più a fondo nel merito della questione e analizzeremo quali sono gli aspetti negativi, soprattutto, di un porto d'armi così facile e costituzionale, come lo sappiamo, negli Stati Uniti, da ottenere. Allora, vediamo il contributo che ci hai portato. Vediamolo insieme. Volentieri. In questo documentario compirò un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti circolano più armi che in qualunque altro paese del mondo. Da Knob Creek, Kentucky, fino a Camden, New Jersey, la città più pericolosa d'America, per capire come le armi stanno condizionando il paese. L'America delle armi automatiche. Sono alla periferia di Louisville, nel Kentucky. Sono diretto al poligono di Knob Creek per vedere le armi in azione. È la sparatoria organizzata più importante d'America. Ci sarà da divertirci. E pare che si possa usare qualsiasi tipo di armi. Classe 3, armi automatiche, lanciafiamme, eccetera. È la Disneyland dei patiti delle armi. E adesso andiamo a vedere le attrazioni. Questa è un'anticipazione, Davide, l'abbiamo vista insieme. Dunque si parte dalla città più pericolosa del Kentucky, da Knob Creek. Assolutamente. Partiamo da Knob Creek per assistere a questo festival che sono sicuro molti troveranno particolarmente strano da osservare, dove le persone possono andare e sparare liberamente con carri armati e lanciafiamme. Alla fine della puntata ci dirigeremo verso Philadelphia, per esempio, dove invece i problemi di questa facilità con la quale si possono ottenere armi sono molto gravi. Come è di consuetudine con il Vanguard, una volta rientrati in studio cercheremo di tracciare dei paralleli con l'Italia. Un esempio è quello del giro d'affari che l'industria delle armi ha per l'Italia. L'Italia ha un giro d'affari di più o meno 3 miliardi di euro, il primo destinatario è la Turchia, 3 miliardi l'anno scorso, l'anno precedente nel 2007, nel 2008 c'è stato un incremento del 29% rispetto all'anno precedente 2007, quindi ci chiederemo perché, andremo a chiederci del perché molte delle transazioni bancarie per quanto riguarda l'import e export di armi sembrano essere sparite e analizzeremo ovviamente quello che è il problema della criminalità organizzata, quindi da una parte il traffico d'armi legali e dall'altra quello del il traffico d'armi illegali. Negli Stati Uniti Obama è da poco stato da Calderon per parlare proprio del problema che c'è tra il Messico e gli Stati Uniti, quindi il traffico di armi e di droga. Lo faremo anche in Italia insieme alle testimonianze, o grazie direi alle testimonianze di personaggi come il direttore dell'Associazione Libera, Antonio Dell'Olio, oppure il senatore Franco Orsi o Caro De Blasio, giornalista. Davide, sono anche forti però negli Stati Uniti, oltre c'erano le voci che si levano contro la detenzione d'armi o l'uso così diffuso e facile di armi. Ben diversa la situazione in Italia. Tu dicevi però il giro d'affari nel nostro paese è cresciuto. Allora, che cosa succede secondo te? Forse lo capiremo meglio appunto domani con l'approfondimento e con gli ospiti. Cioè, l'Italia sarà più simile all'America o l'America all'Italia? Sai che è un'ottima domanda quella che posta ed è letteralmente la domanda da cui è partita la nostra inchiesta e soprattutto la parte in studio e la ragione per cui abbiamo interpellato certi ospiti. Sono molte persone in Italia a ritenere che se mettiamo insieme la quantità di porti d'armi legali che possiamo ottenere per uno svariato numero di ragioni e la facilità con cui illegalmente attraverso raccomandazioni o altre vie
possiamo ottenere delle armi, sono in molti a porsi appunto la domanda se stiamo piano piano diventando sempre più simili agli Stati Uniti, un po' mascherandola come cosa, ma comunque se stiamo andando in quella direzione. Il DDL, disegno di legge del senatore Frank Orsi, ha suscitato questo tipo di controversie, abbassando l'età legale per ottenere un porto d'armi a 17 anni. Davide, ti interrompo, allora ricordiamo certo. Solo l'appuntamento in pochi secondi, domani alle 23? Domani alle ore 23, Karen, canale 130 di Sky, con la seconda parte della nostra inchiesta speciale, licenza di uccidere. Grazie Davide Scalinghe, buon lavoro, grazie. Vi ringrazio infinitamente, presto. Grazie, ci fermiamo, tra poco torniamo alle 21, nuova edizione del Telegiornale. Vi aspettiamo.